Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video del vostro piccolo nano investitore della porta accanto. Oggi andiamo a creare il primo video di una lunga serie che andrà a comporre appunto la playlist di questo portafoglio che andremo a creare insieme. Lo andiamo a creare insieme dopo che appunto ho avuto una forte risposta positiva al sondaggio che avevo lanciato appunto su YouTube qualche tempo fa, in cui vi chiedevo se avevate piacere che io creassi un portafoglio in demo che andavamo a gestire insieme, per il quale andavamo a scegliere le aziende insieme, per cui di andare a curare piano piano un po' alla volta per cercare di capire se siamo dei bravi investitori insieme, e lo faremo in demo appunto perché ovviamente non andiamo a utilizzare i soldi veri, non essendo nessuno di noi così ricco da andare a investire le somme di cui vi vado a parlare a breve. Allora, partiamo dall'inizio. Prima di tutto, per scegliere le aziende bisogna investire qui lasciando un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, perché farà tanto bene a me e anche a voi. Sì sì, perché vuol dire che io posso continuare a creare contenuti. E ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo. Allora, come andiamo a creare questo portafoglio? La cosa è molto semplice. Dove andiamo a crearlo prima di tutto? Lo andiamo a creare su eToro, proprio perché in questo caso è molto più semplice andare a seguire le performance. eToro dà delle statistiche mese per mese, e per cui è molto più facile andare appunto a seguire come si andrà ad evolvere il portafoglio mese per mese. Ovviamente noi andremo a inserire in ogni video delle aziende nuove, andremo a fare gli acquisti diciamo durante i video, però ovviamente quello che è importante è andare a capire anche come le aziende vanno ad evolversi con i nostri acquisti. Faremo delle cose molto particolari perché andiamo a investire un totale di 140.000 euro del mio account demo. Io fortunatamente ho la fortuna di averlo portato da 100.000 forse a 230.000, adesso non ricordo quanto, però comunque lo utilizzeremo 140 di quei 200 e passa mila, e andremo a investire 10.000 euro ad azienda, saranno 14 aziende, e le andiamo a suddividere per settori ben specifici che andrete a scegliere voi, nel senso io ho scelto diciamo i settori, voi sceglierete in base ai sondaggi dopo che ho fatto il video quali aziende andrete diciamo a inserire in questo portafoglio. Io vi darò un ventaglio di diverse aziende e voi andrete a scegliere una parte. Come andrà a essere composto questo portafoglio? Allora, il 20% del portafoglio sarà investito in mega cap, in aziende mega cap, e andremo a sceglierne tre insieme. Io ovviamente vi darò una rosa appunto di una decina di aziende, e poi in base a quello che andrò a spiegare nel video, poi lancerò un sondaggio ogni volta che faccio un video in base a quelle 10 che sono andato a esporre, e poi nel sondaggio andrete a scegliere quale andare a inserire. Appunto, per le mega cap sono 3 e andranno a occupare il 20% del portafoglio. Successivamente andremo a parlare di REITs e BDC, e saranno sempre 4 aziende in questo caso, ma non il 20% come le mega cap, ma solo il 10%. Questo perché andiamo a cercare di individuare quei REITs e quelle BDC che, oltre al dividendo per le quali sono famose, possono andare anche a fornire un capital gain piuttosto importante, ma con una volatilità che ovviamente è più bassa di quelle che possono essere altri titoli che andiamo a inserire in portafoglio. Qui appunto ne sceglieremo 4, ve ne andrò a proporre anche qui una decina, e poi in base alla vostra scelta per quanto riguarda appunto nei sondaggi andremo a decidere quale di queste 4 andremo a inserire nel portafoglio. Poi andiamo anche a valutare il Dow Jones Industrial Average, qui le aziende sono 30, ne andremo a scegliere 2 e andranno a occupare il 10% del portafoglio. Perché solo il 10%? Perché il Dow Jones è un indice abbastanza stabile e molto maturo, per cui utilizzeremo queste due aziende per andare a mitigare la volatilità del portafoglio, andando a scegliere appunto quelle aziende stabili, che magari possono essere anche un po' value, che vanno a distribuire un dividendo bassissimo giusto per fare contenti gli investitori, ma che ci danno quella solidità che andranno a calmierare un po' il portafoglio, anche perché non andiamo ad aggiungere appunto solo mega cap, REIT e Dow Jones, ma ce l'hanno anche delle aziende un po' più speculative. Successivamente andiamo a mettere il 20% del portafoglio in aziende del Nasdaq, e questo ovviamente potrebbe andare a cozzare con il Dow Jones, dove per esempio c'è Apple, o il mega cap, dove appunto anche qui c'è Apple. Per cui io sto facendo questa scaletta in maniera tale che se un'azienda viene scelta in un determinato
settore, ad esempio le mega cap, Apple, non lo andrò a proporre nelle aziende che sono per esempio del Dow Jones oppure del Nasdaq, andremo a proporne altre. In questo caso anche qui andrò a proporre 10 aziende del Nasdaq e ne andremo a inserire solo 3. Poi andiamo invece ad infierire con la parte, diciamo, quella più speculativa. Un 10% saranno delle aziende small cap o mid cap. Io preferirei le small cap ovviamente perché sono quelle che possono avere degli spunti di crescita maggiori. Questo sarà solo il 10% del portafoglio. Andiamo a inserire 3 aziende in questa parte di portafoglio, cercando di dare appunto quella volatilità in più che andiamo a mitigare col Dow Jones, ma ovviamente andare a dare al portafoglio quelle prospettive di profonda crescita che si potrebbero avere appunto in queste determinate aziende, che sono quelle che solitamente fanno avere a dei portafogli quelle performance maggiori. Ma ovviamente bisogna cercare di inserirle con criterio, perché possono dare anche dei profondi dolori di pancia. E questo appunto è quella parte di portafoglio che molto probabilmente andrà a stuzzicare la vostra fantasia, perché di aziende piccole che possono crescere ce ne sono tante, e ovviamente ognuno di noi può andare a proporre quelle, diciamo, più interessanti. Ovviamente, andando a basarmi sui toro, cercherò di andare a prendere quelle aziende di piccola capitalizzazione che sono presenti anche sulla piattaforma e che possono appunto essere quello spunto di la ciliegina sulla torta, se così si può definire. Poi vi stupisco, vado a inserire anche un 30% in questo caso con 3 aziende in Europa. Perché ho deciso di fare questa scelta? Molte volte mi dite che io punto sempre solo agli Stati Uniti d'America e allora ho detto: bah, qui mi voglio proprio rovinare e ne vado a mettere 3 che vanno a occupare il 30% del portafoglio, anche perché tutte quelle precedenti per la maggioranza saranno sicuramente americane, lo sappiamo già, è l'America che tira un po' l'economia in questo momento, per cui andiamo a piazzare quasi un 70% del portafoglio negli Stati Uniti e il 30% però andiamo a mettere in Europa 3 aziende. Cerchiamo di prendere quelle che sono in profonda crescita, quelle che ci piacciono di più. Anche qui ve ne andrò a proporre 10 e ve ne farò scegliere 3. Ovviamente quello che sarà la creazione del portafoglio sarà fatta in questo modo. Ci sarà un video in cui vado a proporre queste, ad esempio, 10 aziende. Poi lascerò un sondaggio. Nel video successivo andremo a inserire nel portafoglio le aziende e andrò a fare anche il video che riguarda l'asset class successiva. Per esempio, il primo video sarà sulle mega cap, proporrò 10 aziende mega cap, poi lancerò il sondaggio, verranno scelte le 3 aziende che andranno a comporre il portafoglio mega cap, e nel video successivo, quando andrò a parlare di REITs e BDC, andrò a fare l'investimento di $10,000 a testa in queste mega cap e andrò a fare anche il video quando andrò a spiegare quelle che sono le 10 aziende fra REITs e BDC che potremmo andare a inserire nel portafoglio. E ovviamente andremo a fare così fino a quando il portafoglio non sarà completo, e poi su base mensile, quando il portafoglio appunto sarà ben strutturato, andiamo a calcolare quali sono le performance nel portafoglio per vedere se abbiamo fatto le scelte buone o se siamo stati un po' delle ciofeche. Spero che questa iniziativa sia di tuo gradimento, perché a me, diciamo, piace tantissimo, mi sconfimpera un po', mi stuzzica parecchio, anche perché è un modo molto, secondo me, intelligente per andare a conoscere anche quello che sono, andare a avere tatto di quelle che sono le tematiche di investimento che le persone che stanno a seguirmi sul canale possono avere. Ed è anche un modo mio per andare, diciamo, a approfondire delle aziende un po' di più che magari fino a questo momento ho trascurato e che invece andrebbero magari approfondite con maggiore attenzione, perché magari me le sono perse per strada. Bene, spero che questo primo video introduttivo sia stato di tuo gradimento, e se lo è, per favore fammelo capire lasciando un bel pollice in su, e che magari, se sei nuovo, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, 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 anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video in cui andiamo appunto a scegliere le mega cap per questo portafoglio.